sommario di questa settimana. Sindacato, senza adeguate risposte del governo sarà sciopero generale. Questo il monito della CISL dopo la manifestazione nazionale a Roma di sabato 4 ottobre dei delegati CISL per salvaguardare l'occupazione, i salari e i servizi sociali. Pensioni, l'assistenza e la tutela gratuita offerta con competenza dal patronato INAS presente presso tutte le sedi CISL dell'Emilia-Romagna. Club Giovani, l'impegno e l'assistenza di Alai CISL per l'orientamento al lavoro, l'analisi e la soluzione delle problematiche lavorative dei lavoratori atipici e precari. Salve, ben ritrovati per questa nuova puntata di informazioni sindacali, rotocalco settimanale a cura della CISL Emilia-Romagna, con notizie utili a lavoratori, pensionati, studenti e cittadini tutti. Apriamo la trasmissione di oggi con un ampio resoconto della manifestazione nazionale che la CISL ha organizzato a Roma sabato 4 ottobre per salvaguardare l'occupazione, i salari e i servizi sociali forniti dalla pubblica amministrazione senza i tagli messi in campo dal governo, in particolare nella scuola. Una manifestazione molto partecipata nella quale la CISL ha detto che se non arriveranno risposte significative dal governo sarà sciopero generale. Noi eravamo presenti con le nostre telecamere e vediamo i servizi che abbiamo preparato e che prego la regia di mettere in onda. Su cosa si fonda la scuola? Un progetto educativo condiviso, sulla pluralità docente e gentile, che in realtà invece costituisce la risorsa essenziale. Migliaia e migliaia di giovani, di anziani, di uomini e di donne, lavoratori e lavoratrici della CISL. È entusiasmante questa giornata. Tutti insieme a chiedere un nuovo modello contrattuale, una nuova giustizia sociale per il Paese, più lavoro e più sviluppo. Tanti gli interventi, tante donne, tanti giovani che sono intervenuti hanno portato il loro contributo. Sono giornate impegnative, il modello contrattuale segnerà una svolta in questo Paese e segnerà una svolta che deve portare più soldi nelle buste paga di tutti i lavoratori e di tutte le lavoratrici. Ma un nuovo modello contrattuale, un nuovo modo di calcolare l'inflazione darà anche un contributo molto positivo a tanti pensionati e tante pensionate. Siamo oltre 400 dall'Emilia Romagna a Roma oggi alla manifestazione dei quadri della CISL per manifestare il nostro impegno per la riforma del modello contrattuale, per ridare politiche per il lavoro, per lo sviluppo, per la competitività al nostro Paese, per raffermare ancora una volta che c'è bisogno di sindacato, di un sindacato unitario e di un sindacato che ha il coraggio di guardare avanti, di accettare la sfida della modernizzazione. Questo sì, differenzia la CISL da tutte le altre organizzazioni sindacali. La nostra capacità di trovare ad ogni costo una soluzione ai problemi del lavoro. Oggi la CISL si è mobilitata tutta contro i tagli che sono in corso, contro le gravi ingiustizie che questo governo sta portando. La CISCuola in particolare oggi apre il percorso contro le riforme del ministro Gelmini, contro la chiusura delle scuole, contro il maestro unico che taglia una grossa parte di orario a tutti, contro tutte quelle cose che non vanno, che bisogna rivedere, che bisogna contrattare, che bisogna riportare alla giustizia per consentire a tutti, soprattutto ai più deboli, di avere una scuola veramente per tutti, una scuola anche per loro. Con l'acqua sporca. Attenti al cinismo, noi siamo per la ristrutturazione della scuola, perché la scuola di popolo è la scuola dove i figli dei lavoratori devono poter attingere tutto quello che gli serve, che li prepara la vita e che non li faccia sentire meno di chi manda a scuola figli, quella privata. Attenti, per il pubblico impiego diciamo, abbiamo definito le linee guida per la contrattazione del privato. Noi della CISL lo sfidiamo, applichiamo l'impianto normativo privato a quello pubblico, ma senza leggi.
del salario, come noi l'abbiamo scritto nel documento, si fa attraverso un tridente. Un tridente come quello di Poseidone, un tridente fatto da contratto nazionale che si conferma e si rafforza nel senso della garanzia, non nel senso che assorbe tutto, del secondo livello su cui noi contiamo per rafforzare non solo la produttività ma anche relazioni sindacali di potere maggiore per i lavoratori e il sindacato, e attraverso il taglio delle tasse e la somma di tutti e tre questi punti che ci deve dare il risultato. Ma questo lo abbiamo detto nel documento unitario, però non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Sia chiaro, l'INAS è il patronato della CISL. Da più di 50 anni si occupa di una serie di tematiche riguardanti la tutela e l'assistenza per i cittadini, in quanto servizio che offre questa attività al pubblico, ma anche ai singoli iscritti della CISL stessa. Accanto ad attività tradizionali tipiche del patronato, quali la tutela di natura previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, e la tutela dei lavoratori del pubblico impiego per quanto riguarda la gestione dei propri fascicoli previdenziali, ultimamente il patronato si è occupato anche di nuove tematiche, quali per esempio quelle riguardanti il rinnovo del permesso di soggiorno per i lavoratori immigrati. Invito appunto la cittadinanza e gli iscritti a rivolgersi ai nostri sportelli, convinto che i nostri operatori saranno disponibili e pronti dal punto di vista professionale a rispondere alle diverse esigenze. A 10 anni dall'emanazione della legge 196 del 97, il mondo del lavoro non sembra drammaticamente cambiato come qualcuno prevedeva, ma ne sono cambiate drasticamente le regole di scambio, il cosiddetto mercato del lavoro. La nostra associazione ha seguito questa evoluzione cercando di assistere man mano in modi sempre più articolati gli associati, partendo dai servizi e dall'assistenza contrattuale e dal patrocinio individuale. Il Club Giovani è la risposta della CISL alle nuove esigenze del mercato del lavoro. Pertanto si tratta di un'iniziativa che permette al nostro associato di essere seguito in quel percorso che si chiama appunto accompagnamento al lavoro. Il nostro associato può usufruire di una postazione internet gratuita dove verificare le offerte di lavoro presenti su Bologna e provincia, utilizzare la nostra bacheca ed eventualmente verificare gli aggiornamenti sempre relativi alle offerte di lavoro, redigere assieme a noi un curriculum ed eventualmente viene anche preparato ad affrontare un colloquio di lavoro. In ultimo, il lavoratore avrà anche a disposizione tutte le informazioni relative al contratto che eventualmente potrà essere sottoscritto. Bene, con questa intervista termina l'odierno appuntamento di informazioni sindacali. Ma prima di salutarci vi ricordo che è possibile vedere questa trasmissione anche sul canale 891 della piattaforma Sky e che è possibile scaricarla gratuitamente in streaming dal sito della CISL Emilia Romagna che vedete in sovrimpressione. Grazie quindi di essere stati in nostra compagnia, appuntamento alla prossima settimana, naturalmente stesso giorno e stessa ora sulle frequenze di ETV. Arrivederci!